Ciao Laura! Ciao Paolo, ci è arrivato un messaggio sul profilo Instagram di Storia di Mozzanica. Ci scrive dal Brasile Douglas Cagnetti. Cagnetti? Ma io non ho mai sentito questo nome. È un ragazzo che ha fatto delle ricerche sulla sua famiglia e ha scoperto di avere origini mozzanichesi. Presto sarà in Italia e vorrebbe visitare Mozzanica. Ma allora dobbiamo assolutamente aiutarlo a riscoprire le sue origini. Ciao Laura, ti raggiungo. Una torre, due chiese principali, un mulino, rogge e canali, il fiume Serio. Mozzanica è tutta qui, in meno di 10 km quadrati di superficie. Si potrebbe dire un paese come tanti, ma per chi c'è nato, per chi ci vive o per chi lo vuol conoscere, ha in serbo tantissime storie da raccontare. Arriva così domenica 19 novembre 2023, giorno della visita. Siamo andati a prendere i nostri ospiti alla stazione di Brescia. Benvenuti a questa puntata speciale di Storie di Mozzanica. Oggi abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Mozzanica a Douglas. Piacere Douglas. Da dove vieni, Douglas? Io vim do Brasil, Santa Catarina, a cidade de Joinville, a cidade de onde eu nasci, che è no sul do paese. Né? E voi vi chiederete come mai abbiamo un ospite che viene dal sud del Brasile? Beh, il nome completo del nostro Douglas è Douglas Cagnetti. La sua famiglia è originaria di Mozzanica. È emigrata da Mozzanica al Brasile alla fine del XIX secolo, del 1800. Quindi, Douglas, chi erano le persone che da Mozzanica sono arrivate in Brasile? I tuoi trisnonni? Attraverso di pesquisas, né? Sempre fui molto interessato in descobrir sobre i miei antepassati, né? E aí eu fui fazendo algumas pesquisas online, Family Search, entre outros, e também pesquisas em cartórios e igrejas, eu fui descobrindo as informações, né? E até chegar ao italiano que saiu daqui de Mozzanica para o Brasil. O nome dele é Francesco Antonio Cagnetti e a sua esposa Maria Liberata Milanese. Né, que eles casaram, eu achei o documento aqui, eles casaram nessa igreja, né? E 5 anos depois do casamento, mais ou menos, eles partiram para o Brasil, né? Abbiamo fatto anche noi delle ricerche tramite gli archivi di Stato. Abbiamo appunto anche noi trovato il documento ufficiale che certifica che Francesco Cagnetti e Liberata Milanesi di Caravaggio si sono sposati proprio in questa chiesa, nella chiesa parrocchiale, nel 1872. Quindi pensate di quanto tempo fa stiamo parlando. Ma quando i tuoi avi sono arrivati in Brasile? Eles saíram da Itália pelo porto di Genova em 1877. Levaram 30 dias para chegar no Brasil, através de navio. Até o nome do navio é Sud América. Chegaram no porto de Itajaí, a informação que eu tenho, na cidade de Itajaí. E de canoa eles foram até uma região chamada, que eles denominaram Porto Franco, que hoje se chama Botuverá, que é uma cidade. Então isso foi ali em fevereiro, mais ou menos, de 1877. Quindi pensate, 5 anni dopo il loro matrimonio, perché si sono sposati nel 1872, poi nel 1877 hanno lasciato Mozzanica e con questo viaggio in nave possiamo pensare com'era per due giovani mozzanichesi che senza televisione, senza radio, conoscevano solo Mozzanica e Caravaggio, sono partiti con la nave alla volta del Brasile. Immagino che fosse un po' come andare sulla Luna, perché
nessuno aveva mai visto una foto del Brasile all'epoca. Sì. E adesso tu quindi abiti nello stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile. E io moro in Santa Catarina. Qui con tua moglie Carla e i tuoi bimbi, Antonella, che è l'ultima arrivata, e Pietro, che ha 2 anni. Una bellissima storia che ci consente di toccare con mano, di incontrare questa realtà che è stata per tanti mozzanichesi, perché da quando abbiamo fondato Storia di Mozzanica, Douglas non è il primo che ci contatta dal Brasile. Abbiamo già avuto altre 2 persone che ci hanno contattato dal Brasile, che ci hanno detto e ci hanno anche mostrato dei documenti che testimoniavano che le loro famiglie erano emigrate da Mozzanica più o meno sempre in quel periodo, fine dell'Ottocento, da Mozzanica verso il Brasile, tutti partendo in nave da Genova. Quindi è stata proprio una realtà che è dell'emigrazione dalla povertà in cui Mozzanica era. Adesso noi avremo la possibilità di far riscoprire a Douglas le sue origini, visiteremo la chiesa, visiteremo Mozzanica e avremo modo di fargli vivere questa bella esperienza di conoscere le sue radici. Adriano Carpani, il nostro storico, ci ha aiutato a riscoprire la Mozzanica di fine Ottocento e così far immaginare a Douglas quella che poteva essere stata la vita dei suoi avi. Primo fondamentale momento era il battesimo, che allora avveniva subito dopo la nascita. Come potete immaginarvi, qui c'era il bambino come tu. Sì. Qua c'era l'acqua, prendevano l'acqua e veniva battezzata. Questo pezzo no, ma questo pezzo è antico. I suoi trisnonni sono stati battezzati proprio qui, pensate che affascinante tornare qui dopo 150 anni, è qualcosa di incredibile a pensarci. E poi il matrimonio, altra tappa importante della vita. Avveniva in modo molto diverso da oggi. Di solito si celebrava la mattina presto. Non ci si sposava all'altare maggiore, ma ci si sposava a questo altare, che come vedete era anche di buon auspicio, di buon augurio, perché vedete l'altare della Natività. È un po' la sacra famiglia, ed era anche un buon auspicio per i nuovi sposi. Generalmente, una volta fatto il matrimonio, prendevano, il marito portava a casa la moglie, ma poi ognuno andava ancora a lavorare nel campo, perché tutti qua facevano il contadino. La vita contadina era scandita anche da alcune feste religiose. Una delle più sentite era senz'altro quella di San Rocco. Una festa molto sentita era la festa di San Rocco. Si faceva la processione. Immagino la sua famiglia, che essendo agricoltori, San Rocco era proprio pregato, era proprio per i buoni raccolti, contro le tempeste. Grazie Adriano, che come sempre ci fa conoscere delle cose molto belle sulla storia di Mozzanica. Sicuramente ci ha aiutato un po' a tornare indietro nel tempo, a immaginarci una realtà completamente diversa. Sì, la realtà di quella. La realtà della gente povera, cioè quasi tutti a Mozzanica, oserei dire. Tornare un po' indietro nel tempo è stato veramente bellissimo. Desde que eu descobri que eu já sabia, né, que a gente era descendente de italiano pelo sobrenome, né? Mas assim, saber quem foi realmente, saber o nome, foi muito importante para mim, né? Para mim, para minha família, porque eu tô aqui em nome deles, né? É, então desde que eu descobri que aonde eles casaram, aonde eles viveram, para mim foi mágico, foi, né? E eu ficava imaginando como é que seria, né? Desde que eu descobri, eu não imaginava que eu viria tão cedo para a Itália, porque para um brasileiro vir para a Europa não é tão simples, né? É muito mais simples do que como era na época, mas né, não é tão simples. Então, eu ficava imaginando como é que é a igreja, como é que eles, né, como é que é as pessoas, né? Então, estar aqui hoje é uma felicidade muito grande para mim.
Hai visto, tu che hai visto il sai dove abitavano? No. La frase di Adriano ci ha fatto venire un'idea. Avremmo potuto conoscere anche l'indirizzo a cui abitavano i trisnonni di Douglas se avessimo trovato l'atto di nascita di uno dei loro figli. Forse abbiamo trovato anche l'atto di nascita dei figli dei suoi trisnonni. Così vediamo dove abitavano. 24 febbraio 1875. L'archivio di Stato pubblica tantissimi documenti storici sul sito antenati.it e lì abbiamo trovato quello che cercavamo. Cagnetti, ecco qui. Pietro Ghilardi era il testimone. Via Santo Stefano, 73. Quindi questa Cagnetti Maria Maddalena è una tua bis zia. E grazie a questo atto di nascita possiamo sapere dove abitavano i trisnonni di Douglas, perché sull'atto di matrimonio questa informazione non era riportata. E sappiamo che abitavano in via Santo Stefano al numero 73, e quindi io direi di andare in via Santo Stefano al numero 73 e vi mostriamo dove abitavano i tuoi trisnonni. La passeggiata verso via Santo Stefano è l'occasione per mostrare a Douglas e alla sua famiglia alcuni degli angoli più belli di Mozzanica. Questo è il punto che tanti mozzanichesi considerano il più bello di Mozzanica, perché è molto poetico, sembra un po', ricorda un po' Venezia. Sì, verdade. Tutta questa strada si chiamava e si chiama anche adesso via Santo Stefano. Quindi in una di queste cascine, adesso tante case sono nuove, ma queste erano tutte cascine, fattorie. In una di queste sono nati i tuoi trisnonni. Sì. Questo ponte c'era già questo ponte, quindi chissà quante volte qui. C'è tutta la campagna e quindi chissà quante volte magari i tuoi trisnonni sono passati su questo ponte per andare a lavorare nella campagna. Quindi quello che tu stai vedendo adesso, questo fiume, questa campagna, è quello che vedevano i tuoi trisnonni. Ma adesso, per conoscere bene la cultura di un paese, è importante anche la parte gastronomica. E quindi andremo a pranzo con Douglas e la sua famiglia. Eccoci qui al ristorante dell'Albero, pronti a far conoscere la cucina di Mozzanica. Un brindisi. Cominciamo con gli antipasti e abbiamo dei salumi di maiale, molto buoni, tipici a Mozzanica. Ci piacciono tanto. Questi ravioli con carne, sì. Sono un piatto molto tipico di Mozzanica e specialmente la domenica le famiglie a casa, quando mangiano insieme, mangiano questi ravioli. Molto bello. E oggi li condividiamo con voi. Con un po' di parmigiano sopra, perfetto. Questo è un altro piatto tipico della nostra zona. Sì. Porchetta, polenta.
Polenta è fatta con la farina di mais. Questo era il piatto tipico che mangiavano, soprattutto le persone povere mangiavano tanto di questo piatto. In Brasile também. Oggi si come molta polenta no Brasil ainda. Si mangia tanta polenta anche in Brasile. Mia avò, mio avò, eles fazem a melhor polenta che esiste. Nel resto dell'Italia chiamano le persone di Bergamo polentoni, che significa che siamo persone che mangiamo tanta polenta. Então acho que eu sou un polentone também, che io também como bastante polenta. E adesso, come si dice, finiamo in dolcezza questo pranzo mozzanichese in compagnia di Douglas e della sua famiglia con la torta della nonna. Grazie. Ma le sorprese non sono finite, dopo ci sono altre sorprese. Quindi, questi sono i primi tre regali per voi come ricordo di questa giornata a Mozzanica. Allora, il primo è questo libro che si intitola La chiesa di Mozzanica. Questo libro c'è una storia con tante fotografie di Mozzanica, della sua chiesa, la chiesa dove si sono sposati i tuoi trisnonni. Quindi questo è il ricordo. E stiamo proprio parlando del matrimonio dei tuoi trisnonni. Questo è l'atto che c'è nel comune di Mozzanica del matrimonio dei tuoi trisnonni nel 1872. Quindi puoi tenere questo e metterlo in un quadro come ricordo della tua origine di Mozzanica. Quindi eccolo qui. E ultimo, tutti gli anni è utile avere un bel calendario. E quindi ecco, quest'anno il comune di Mozzanica ha fatto questo calendario con queste foto antiche di Mozzanica, così un altro ricordo da tenere al muro per tutto l'anno di Mozzanica, magari anche dopo il 2024. Grazie mille. Grazie a voi per aver condiviso con noi questa bellissima storia. Grazie. Isso aqui eu vou levar para o Brasil e mostrar para os meus parentes, né, os canhetes que estão no Brasil, né? Então eu vou mostrar para eles esse aqui, né? Muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Douglas, sappiamo che ti piace suonare la fisarmonica. La fisarmonica è lo strumento tipico della musica popolare che si suona anche a Mozzanica durante le feste. Ai mozzanichesi piacciono molto le canzoni suonate con la fisarmonica. E adesso anche tu, se vuoi, puoi farci sentire come sei bravo a suonare la fisarmonica, va bene? Thank you.
Grazie a Douglas e alla sua famiglia, Pietro, la piccola Antonella e Carla. Obrigado per essere stati a Mozzanica insieme a noi, aver condiviso la vostra storia e anche la tua passione per la fisarmonica. Avete visto che c'è stato un cambio, perché la fisarmonica che avevamo previsto aveva un piccolo problema, ma i proprietari del ristorante sono stati veramente gentilissimi a darcene un'altra, che ci ha consentito di fare questo bellissimo finale. E concludere con la musica è sempre bellissimo. Grazie, buon viaggio di ritorno verso Santa Catarina. Vogliamo rivedervi presto a Mozzanica, oppure verremo a trovarvi a Santa Catarina. Sarà benvenuto Santa Catarina. Grazie, grazie. Accogliere Douglas, Carla e la loro famiglia è stato davvero un momento significativo per noi. Ci ha consentito di ricordare la realtà di un tempo nemmeno troppo lontano, in cui molti mozzanichesi erano costretti a emigrare. Tanti nostri avi hanno avuto la forza di imbarcarsi in un viaggio della durata di settimane alla scoperta dell'ignoto, solo a causa della grandissima povertà in cui si trovavano a vivere. Erano tutti analfabeti, i fotografie, televisione e radio non c'erano. Nella loro vita avevano conosciuto solo Mozzanica e le sue campagne. È qualcosa di difficile da immaginare per noi, che viviamo Mozzanica oggi, anche se la realtà del mondo ci mette di fronte ogni giorno a storie simili. È stata una storia di Mozzanica davvero speciale. Alla prossima!